La lotta tra volpe e sfregiato venne interrotta dal guardiacaccia. Il vincitore dell'incontro era stato chiaramente volpe. Sarebbe sopravvissuto sfregiato per affrontare un altro giorno. E adesso è arrivato il mio turno. Nel frattempo, il figlio di volpe, Audace, e la sua compagna Bisbiglio erano quasi giunti alla fine del loro lungo viaggio verso il parco del Daino Bianco. Tu resta qui. Vado a cercarti qualcosa da mangiare. Sei ancora con noi? Credevo che ormai fossi tornato indietro da un pezzo. Oh, questo non potrei farlo, non potrei. E neanche tu. Sai che non posso ritornare là dentro. Allora perché hai fatto tutta questa strada? Per Bisbiglio e per i cuccioli. Ora che l'ho portata fin qui, il mio compito è finito. Ti prego, non dirle dove sono. Oh, Corvo! Per caso hai visto Audace? No. Sei proprio sicuro di non averlo visto? Era qui un momento fa. No. Deve essere per forza qui da qualche parte. Audace! Audace! Perdonami, Audace! Ma che altro potevo fare? In fondo al cuore, Bisbiglio sapeva d'aver perduto il suo compagno. Lei se n'è andata. Sì, se n'è andata. Andata. Ah, bene. Nel parco sarà al sicuro. Sì. Oh, certo. Che altro c'è? Devi essere molto affamato. Posso portarti qualcosa? No, è inutile. Oh, povero Audace. Vipera, vecchia amica mia, è tanto che non ci vediamo. Ah, come stai? Oh, sei la metà di quella che eri, come mai? Sfregiato è del parere che le vipere abbiano un buon sapore. Ti ha mangiato la coda? Presto gli farò assaggiare qual è il vero sapore di una vipera, quello sbraffone. Ci sarà da ridere. Fischietto, svelta! Avete visto Vipera, per caso? Sono secoli che non la vediamo, è un tipo poco socievole. Oh, e tu dove l'hai vista? Era qui poco fa, e ha detto qualcosa di molto strano sul vero sapore di un serpente. Un buffo discorso senza capo né coda. E a proposito di coda, sapete, sembra che Sfregiato gliene abbia mangiata la metà. Te l'avevo detto, Volpe doveva eliminare Sfregiato. D'accordo, d'accordo, puoi anche smetterla. Nessuno di noi è al sicuro. Spero tu protegga la tua compagna, Rospo. Ora è sotto la tua responsabilità. No, no, ti sbagli. La stagione degli amori è finita. Noi ci ritroveremo la prossima primavera. Ciao, ciao, amici. Che egoisti, i Rospi. Veramente a me sembra proprio un ottimo accordo. Oh! Salve. Ciao, Ranger. Come sta tuo padre? Migliora un po', ma il suo orgoglio lo tormenta. Mio padre avrebbe potuto ucciderlo, lo sai? In un certo senso, sarebbe stato meglio se l'avesse fatto. Come puoi parlare così? Beh, è normale che voglia bene a quel vecchio pirata. Tuttavia, sono convinto che sarebbe stato meglio per lui. Riusciranno le nostre famiglie a superare il loro odio?
Non sarà tanto facile. Allora per noi non c'è speranza. Oh, se succedesse qualcosa da far cambiare parere a mio padre. Questo elimina tutte le nostre speranze di pace. Sei sicuro che l'ha presa sfregiato? Sai com'è fatta mamma? È sempre in preda al panico e spesso per niente. Questo martello ho visto sfregiato che la portava via. È tutta colpa mia. Anche uno sciocco diventa saggio dopo gli avvenimenti. Ma in questo caso si può definirlo saggio? Scusatemi, amici, ma che cosa dobbiamo fare con sfregiato?